Ciao a tutti, oggi ci troviamo a rivedere le nostre due sfide nei derby contro Imola. Due partite completamente diverse che ci vedono la prima in trasferta in casa loro, in una situazione in cui ci presentiamo con Campbell infortunato e con problemi muscolari e con una situazione di classifica buona che però vede 5 su 5 in casa nostra in un fortino finora inespugnato, ma una sola vittoria nelle 5 trasferte. Anche questo pur presentandoci contro una Imola anch'essa menomata dall'assenza di Ingrosso. Si vede in grossa difficoltà e sicuramente poca brillantezza. Siamo bravi nei primi minuti a mettere in difficoltà contro Morse, il loro unico lungo di ruolo, con grossi problemi di falli fin dalle battute iniziali, però non sono stati bravi nella continuità ad attaccare la loro zona e continuare a mettere la palla dentro, infatti non sono stati serviti a dovere i nostri lunghi. L'intervallo comunque ci vede ancora sotto di 4, però è una partita che stenta a brillare soprattutto a livello offensivo e vede il nostro bomber Wicks con le polveri decisamente bagnate, con un 5 su 20 dal campo e tanta confusione. E arriviamo in finale punto a punto con due dimenticanze gravissime che mettono Baldasso in ritmo e ci uccide con le due bombe decisive che portano al meno 11 finale. Di tutt'altra impatto è la partita in casa nostra al ritorno, in cui siamo sicuramente noi con un'ottima classifica, loro forse con una classifica che non gli permette magari di sognare proprio i primissimi posti, ma neanche di avere la preoccupazione della zona di retrocessione. Arrivano forse con non le stesse motivazioni che abbiamo noi e qualche problema societario che probabilmente li ha un po' messi in difficoltà durante le settimane precedenti. E questa è una partita in cui cercano anche qui di mettersi in difficoltà rallentando il ritmo con la zona, però siamo sicuramente più frizzanti, brillanti al completo e con una rotazione in cui tutti quanti sono coinvolti. Offensivamente riescono comunque a mantenere un vantaggio che porta quasi al più 20 finale e a una vittoria tranquilla ribaltando la differenza canestri. Dopo questa gara chiusa con più di 20 punti di scarto e molti momenti di spettacolo e divertimento anche per il pubblico, ci avviamo verso un finale di stagione con le ultime due gare con Caserta e Roseto che prevedono chiaramente la speranza di un'ottima classifica. Arrivederci alla prossima con Caserta.